Nella splendida location del Parco Oasi Verde La Diligenza di Borgo Pace si è svolta la presentazione estiva dell'itinerario della bellezza 2024, un progetto voluto e ideato da Confcommercio Marche Nord per valorizzare e promuovere la bellezza e le eccellenze della provincia di Pesaro e Urbino e delle Marche in Italia e nel mondo. Noi abbiamo una bellezza diffusa che è il nostro patrimonio ambientale, la nostra gastronomia, la nostra cultura, i nostri beni culturali. Su questa dobbiamo spingere per ottenere risultati in termini economici. Ecco, l'itinerario di bellezza nasce da questa constatazione, che abbiamo troppe porte chiuse, troppi musei chiusi, troppe chiese chiuse, e noi ci offriamo, facendo un'adeguata promozione a livello nazionale e internazionale, per creare le condizioni affinché queste porte si aprano e si crei occupazione e questo territorio venga conosciuto a livello nazionale e internazionale. L'itinerario della bellezza, partito 7 anni fa con 5 comuni, ne conterà ben 27 nel 2025, almeno per ora. Tanti amministratori, anche da fuori provincia, racconta Varotti, chiedono di poter entrare in questa rete perché capiscono che è fondamentale unire le forze e promuoversi unitariamente. Arrivati a metà anno, è tempo di bilanci che, seppur parziali, sono molto positivi per Confcommercio Marche Nord. Tante fiere in Italia e all'estero, la presentazione fatta al Senato della Repubblica, la presentazione del progetto sulla Contessa fatta all'Enit a Roma, insieme con la provincia di Perugia e gli amici di Gubbio. Tante campagne pubblicitarie su quotidiani e riviste a livello nazionale e internazionale, tante conferenze stampa per promuovere le iniziative dei singoli comuni. Insomma, un anno, almeno fino adesso, di tante iniziative, ma tante altre ne faremo da qui alla fine dell'anno. Tante le iniziative in questa prima metà del 2024 e molti i progetti in cantiere. Partiremo adesso con le fiere a Genova i primi di settembre, che è la fiera delle città UNESCO, poi faremo la fiera di Stoccolma, faremo il WTM di Londra, faremo la fiera di Pestum, il TTG di Rimini. Usciremo con una nuova guida dedicata all'itinerario del silenzio e della fede, una nuova versione con nuove chiese, nuovi eremi. In occasione dei 550 anni dell'infeudazione del vicariato di Mondavio, San Costanzo e Mondolfo a Giovanni della Rovere e i 550 anni di Federico Duca di Urbino, faremo una nuova edizione della guida delle rocche di Francesco Di Giorgio Martini, inserendo i nuovi comuni che sono entrati in questi ultimi anni. Quindi, insomma, tante iniziative. L'obiettivo poi finale, il prossimo anno, di presentare l'itinerario della bellezza a Bruxelles, ma vedremo dopo che alcuni personaggi politici della nostra regione sono stati eletti al Parlamento europeo.